Genoa Atletico Neapolis, parziale 4-0. Giustino, 4-0, siete partiti alla grande, un gol dopo neanche 10 secondi, poi avete gestito, forse nel finale loro hanno preso 3 pali, siete un po' calati, ma state disputando un'ottima partita. Sì, stiamo giocando bene, abbiamo anche nuovi elementi, quindi è difficile, sì, per noi senza Marco l'attaccante, però stiamo giocando molto bene. Assolutamente, delle squalifiche pesanti che però avete rimediato alla grande. In bocca al lupo ragazzi, andiamo a parlare con Immo. Un po' nervosi, tu non ci sei e loro prendono due gol. No, non è una battuta ovviamente. Dai, è andata così per ora, dai, proviamo a recuperarla e vediamo come va a finire, dai. Va bene, bocca al lupo ragazzi. Ha sbagliato 4 palle, ha sbagliato. A dopo l'intervista fine gara. Siamo nel post partita del match Genoa Atletico Neapolis, gara terminata 7-3 per il Genoa, diciamo con il migliore in campo Salvi alla mia sinistra, Botti alla mia destra. Parliamo prima con te, risultato netto, partita mai in discussione, soprattutto per un primo tempo dove possiamo dire che non siete scesi in campo. È vero, però con sempre prendendo 3 pali. Sì, le parate di Arcangelo che ha fatto quasi il migliore in campo nonostante abbiamo fatto 7 gol. È vero. Abbiamo fatto i nostri errori, ma sono stati bravi e fortunati anche. La parte finale del primo tempo, sì, è vero, quei 3 pali potevano riaprire la gara. L'avrebbero riaperta sicuramente, perché poi a quel punto magari ti cambi, magari ti cambi tu e cambiano le cose. Però dai, come mai ragazzi, questo torneo un po' altalenante, come mai? Non te lo so dire molto preciso, secondo me è passata la voglia, secondo me, proprio la voglia che non c'è. La voglia non c'è più. Non c'è più neanche se come piacere di ragionare, magari qualcuno si porta più e va bene così, portiamo a finire e poi si fa. Parole pesanti. No, parole pesanti, dai, siamo amici, è giusto parlare con chiarezza. Ma qui si vede anche che non c'è più. No, non c'è più, secondo me non c'è più niente, quindi lo portiamo a finire perché dobbiamo litigare tanto, dobbiamo litigare brutto. Però diciamo che andiamo più d'accordo con una persona che con nessuno. Se vuol dire qualcosa. Faccio in diretta la proposta di contratto con Genoa. Siamo arrivati nella stagione e allora sto con l'Atletico e non bene così. Alziamo l'ingaggio. Sarebbe bene anche questo, no, nel senso. Per voi. Però oggi, nonostante le squalifiche, le assenze, siete riusciti a mettere una formazione di tutto rispetto e diritto di Genoa. Sì, sì, Massimo è scelto. Fortunatamente siamo riusciti a vincere una partita dopo dopo tre sconfitte di misura, stava andando un po' piuttosto importante, era importante vincere perché era la prima squadra a fare i punti, si è aggiustato un po', sì, sì, era importante la vittoria, era una boccata di ossigeno e va bene così, andiamo avanti e vediamo cosa dice. La faccio sicuramente a Marco Russo, perché dopo le sciocchezze che sono state fatte da me in primis è stato lui a pagare per tutte, mi sento anche un po' colpa nei suoi confronti, ma queste parole le tue, perché poi una squalifica anche abbastanza lunga, adesso due o tre, non lo so, 3 settimane. Ci mancherà sicuramente un giocatore che Marco fa la differenza, però tornerà per le fasi finali più forte, sì, più carico di Massimo, Michele.